Amici di Player Inside, prima di cominciare questa sfida, questo quiz sui videogiochi che ci vedrà in una sfida l'uno contro l'altro senza precedenti, vogliamo ricordarvi che abbiamo un account su Instagram. Esatto, seguiteci non su lo Instagram. Sapeva che l'avrei detto. No, infatti l'ho detto, vediamo che cosa vuole dire. Comunque vi mettiamo il link di Instagram, ma non è questo il punto, ragazzi. Oggi siamo qua per sfidarci, vediamo chi ne sa più sui videogiochi. Vi ricordate quel quiz che abbiamo fatto, quanto ne sai su videogiochi? Qualche adesso tempo fa. L'abbiamo tempo fatto insieme together. Adesso facciamo uno contro l'altro, esatto. Vediamo chi fa il punteggio più alto. Al solito ci sono tre aiuti, sì. Ma noi stavolta ne usiamo quattro, cioè oltre ai tre, sì. Uno può chiedere l'aiuto all'altro, però esatto. L'altro deve essere sincero e rispondere giusto, ok? Esatto, anche sulla base di quello che si è visto prima. Esatto. Anche questo è un aiuto, cioè il fatto che siamo, che io no. Sto vedendo la tua partita, può darsi mi capita. No, però partita. Ora noi facciamo bim bum balle ciu e decidiamo chi... Bim bum balle ciu, ok, bim bum balle. Aspetta, questo è chi faranno vince? I meme su Instagram, le fanpage, salutiamo tutte le fanpage. Chi vince fa per primo. Ok. E io pari. Come chi vince fa per primo? Chi vince fa dopo, perché così è più avvantaggiato. Chi vince fa per primo. Okay. Io pari. Dispari. Bim bum balle ciu. 5 6, 1, 6 dispari. Ah, va bene. Pari, quindi. Vai tu. È giusto. Ti sei fatto l'arachiri, che cosa vuoi? Giocare! A quale famoso personaggio assomiglia un mobile che sì. Possiamo trovare nel primo Assassin's Creed e che adesso è molto conosciuto, sì, Optimus Prime. Sì, questa c'era pure capitata. Questo era un easter egg. Già Colo per sì, la nostra Maitre. Mi ricordo, ecco, questa molto cosa, bene. Comunque, una, comunque una è facile bella. Questa. Quale fu la prima mascotte Sega? E dai. Sonic. E Alex Kidd. Ma perché ho detto, perché ti ho suggerito? Alex Kidd. Fai. Perché Sonic è stato dopo. Per me è l'unica mascotte Sega, va bene? No, vabbè, infatti Sonic, nel senso, non sappiamo. In che videogioco di guida, mentre sì. Guidavi potevi essere rapito da un UFO e dopo la tua macchina prendeva consistenza di gelatina. Sì. Queste cose le fanno tipo in Sigarelli oppure... o in Ridge Racer. Chiedo a te. Ok, Colin McRae. Veramente? Se non è Colin McRae. Giocare! Scusami, io questa cosa non la sapevo. Diciamo che tu l'aiuto mio non è che ti valga tanto. Basta, l'hai usato il mio. Esatto, quindi il videogioco posso... creato negli USA, la SBI che organizza giochi per età e violenza contenuta. Cioè, in quale videogioco è stato incluso per primo? Ah, Doom forse. No. Mortal Kombat. Giusto. Ma per... no, aspetta. Però tu non devi far capire. Ma non faccio bella figura io. Bombe, ciliegia, mine, patata, pistole di piselli. Da che anno è Plant vs Zombies? Vabbè. È 2008 mi pare. Sì, perché... Faccio 50-50 per essere sicuretti. Pensavo 2009! Ah, sì, perché quando c'era il primo iPhone praticamente... Avrei sbagliato! Ti ricordi, col primo iPhone ci giocavamo. Esatto, il tuo aiuto già l'ho chiesto, giusto? Sì, però facciamo che vabbè, te l'ho sì. Dato. No. Uno in quale gioco apprendiamo uno degli slogan più importanti? Boom, shakalaka! Boom, shakalaka! NBA Jam! NBA Jam! No? Sì, è NBA Jam. Scusami, una volta che hai cliccato. Si parla di basket, ecco, sarà quello. Poteva essere anche Gears of War. Boom, shakalaka. Capite, gioca il record Guinness per l'apparizione della parola Fuck. Menant, penso, GTA 3. Oh. Oppure The House of the Dead Overkill o Facade. Io direi forse GTA 3. Vediamo. No, forse Menant. Ah, no, ragazzi, questa non la sapevo. È The House of the Overkill, che è quello che è uscito per Wii praticamente, che è veramente che molto bello. Che console è stata la più venduta della storia. Ah, è della storia quindi. Anche il NES non c'è. Scusate, cerco, devo cercare, mi spiace. E tu l'hai già chiesto il mio aiuto? Sì, ah, sì. Ok, perché sennò la so io. La devo cercare. Ok. Console più venduta della storia, cerca. PlayStation 2. E questa la sapevo, però lei ha dovuto cercare su Google perché per essere sicura. Ha chiesto la ricerca su Google, che si può fare. Si può fare, la sappiamo cercare. La sapevo comunque. In che gioco possiamo trovare il designato della famosa rivista specializzata GM per i peggiori dialoghi di videogiochi? Vabbè, praticamente in che gioco ci sono i peggiori dialoghi di videogiochi? Ma secondo me o The Warriors, Resident Evil anche ha dialoghi orribili. Tu The Warriors non l'hai giocato, io sì. Io faccio Resident Evil. Vediamo. Ed è proprio Resident Evil. Perché ho dei dialoghi sì, orribili. Lo sapevo, insomma. Oggettivamente non so quale fosse quello designato. Il primo. Nel gioco Smash Bros. Melee, se scegli il trofeo Daisy e fai zoom sulla nuca della principessa, che troverai? Sì. Un occhio. Un occhio con 3C. Questa è una cosa un questa po' cosa, inquietante. Sì, è inquietante, però. Non si capisce se è un bug, un easter egg. Non si sa. Contro che cantante era avuto una battaglia legale creatori del videogioco Sega Space Channel 5 per la sua somiglianza col personaggio Ulala. Sì, Ulala. Ulala. Ulala.
Non lo so e non ne ho idea, salto. Ok. Perché non conosco queste ragazze. Io non mi ricordo. In quale dei seguenti giochi appaiono i nomi reali dei mostri famosi di film, novelle e serie? Films, il Films. Plurale. Forse Castlevania. I nomi reali. Non hai più aiuti, eh? Io faccio Castlevania, però anche Killer 6. Non lo so. Hai fatto ragazzi. Castlevania, giusto, giusto. Ah, ok, giusto, ok. Meno male. Meno male. Mi verrebbe di aiutare. Però tu non mi hai aiutato. Ok, aiutare. Non ti aiuto. Ma non quale dei seguenti giochi non è relazionato al mondo della musica? Io Audio Surf. Della musica. Let's Tap, mi pare di sì. Non lo so, devo andare a casa. A caso? Vai a caso. Non lo so. Sbagliato. No, non so. Audio Surf è quello più relazionato. Hexic non è relazionato. No, è un puzzle musica. Game che non ha nulla a che vedere con la musica. Forse c'è mi la sono musica. Confusa con Red. C'è la musica, ma quello c'è pure in. Quale delle seguenti affermazioni su Final Fantasy XII è falsa? Nelle prime fasi di sviluppo permetteva un secondo giocatore. Sì, ha avuto un grande successo commerciale con alte vendite. Vabbè, non mi pare che sia andato male. Il sistema che aveva chiamato Gambit permetteva centinaia di istruzioni. Allora forse l'argomento si basa su grandi immaginazioni politiche. Io direi questo, C. Ma oh, non me l'ha fatto prendere! Ah, e beh, fa parte del tempo scaduto. Tempo scaduto significa tempo scaduto, insomma. Quindi 10 su 250, ragazzi. Questo è un gioco in cui fare già 10 domande giuste significa 10 domande difficili sui videogiochi. Comincio io adesso e vediamo. Sì. Ora devi dire tu, giocare! Giocare! Vai, nuova partita! Scovare! Ecco, lo dico io così. Dan, personaggio di Street Fighter, fu creato per ridicolizzare i personaggi di un'altra compagnia usando frasi e movimenti simili. A che compagnia ci riferiamo? SNK. Giocare! Sì, esatto. Perché praticamente SNK era stata accusata di copia, nel senso si scopiazzavano un po'. Sì, e poi però hanno collaborato. Sì, sì, esplodendo una serie di glitch in Super Mario 64, con quante stelle delle 120 ci sono è possibile terminare il gioco? Ah, 5 se non sbaglio, 5, esplodendo una serie di glitch. Se non sbaglio 5 o 15, comunque un 5 c'è. Esplodendo 5, che dai. Cos'è? Ah dai, una. Già una sola, una. Ricordati sola. Che gli aiuti, sfruttali. Lo so, ma io mi voglio far aiutare. Allora, in quale gioco di guida possiamo ascoltare la canzone Lounge considerata come una delle peggiori del mondo dei videogiochi? Dai, questa non me la ricordo, qual è? Allora, ti sono consiglio tutti di giochi non chiedermi di l'aiuto. Sono tutti giochi di... Ma faccio il 50-50. Ok, allora sarà GTI Club Rally Code Desir. Vediamo. Ah, il bello è che attenzione. Daytona USA l'ho giocato per Sega Saturn. Dai, però che cazzo ne so qual due è la peggiore. Due errori di fila. Quale dei seguenti nomi non è di un personaggio di Killer Instinct? Spinal Sissin, Hydern, Orchid, Hydern. Non esiste. Ok, tu però sempre pensa un po' agli aiuti. Ma no, se le so, non è, o le so o non le so. Di che colore è giallo? Facile. Blallo in realtà, blallo. Perché deve essere un misto fra blu e giallo. Non è vero, non era è tanto per dire blallo. Per citare sì, blallo. Sì, per citare Malcolm. Le lettere del logo di PlayStation 3 sono state create con la stessa fonte di un famoso film. Quale? Kill Bill. Spider-Man. All'epoca non si capì sì, questa detto, mossa ma di Sony. Cioè, faceva schifo quello. Era veramente brutto, ragazzi. E io ho detto, ma che schifo di logo è? In che gioco fu trovato il primo easter egg della storia dei videogiochi? Allora, se non sbaglio, era Adventure di Atari 2006, dove c'era il nome praticamente dello sviluppatore. Se non ma sbaglio. Tu aspetta, se non sei sicuro. Maria. Midna, quando io sono sicuro, va bene? Okay. Quando dico se non sbaglio, in realtà non sbaglio. In che gioco di NES possiamo trovare in due localizzazioni diverse la faccia di Marte? Vabbè, per questa chiedo l'aiuto. Non è Dragon Quest, non chiederlo a me perché non è Secret of Mana, che non è neanche per il NES. Dovrebbe essere Actraiser, va? Ci vado. No, è l'ultima possibilità. Hai perso! Ma Secret of Mana è per Super NES. Signori, allora qui c'è un'ingiustizia. Io mi rivolto contro questo gioco. Secret of Mana è per Super NES, non è per NES. Fallo vedere, perché così non lo sanno loro. Secret of Mana è un videogioco di ruolo sviluppato e pubblicato nel 1993 da Square per Super Nintendo Entertainment System. Vaffanculo, Quiz, ti ho battuto psicologicamente, però perché... Allora, senti, ti do un'altra possibilità, perché effettivamente questa cosa era Scusami, c'è una domanda sbagliata, cambiatela, lo dico io. Ti do un'altra possibilità, fai nuova partita! In che gioco di NES possiamo di trovare... Di nuovo! Non mi freghi più! Non è Secret of Mana, non è Secret of Mana, forse intendevano un altro gioco e ci hanno messo per sbaglio Secret of Mana, ma mai si triggera così. Qual è il primo gioco conosciuto sul mondo dei monopattini? 720 gradus. No. Forse monopattini è una cattiva traduzione. Ok. Io posso dire, chiedo... salto. Saltiamolo, ok. Perché... Comunque forse era 720 gradus. In che gioco possiamo trovare la sequenza di video più lunga del mondo creata in 15 minuti e 17 secondi? Ok.
creata in 15 minuti e 17... Cioè che dura 15 minuti e 17 secondi. Allora, Metal Gear Solid ha le scene più lunghe di tutti. Puoi chiedere 55 anni. L'aiuto a casa, il Google. 50... No, okay, Metal Gear. Invirei in effettivamente. Però perché 15 minuti? C'è una scena più lunga del mondo che, se non sbaglio, è... Forse insieme fa 90 minuti. Sì, no, 70 minuti me l'ha chiesto il 4. Una scimmia malvagia con un casco potenziatore di onde cerebrali, Ape Escape. Cioè, già subito, appena ho letto, Ape Escape. Che stiamo a parlare, signore? E noi che qua stiamo a pettinare le vongole. Esatto. Come diceva... Sai che il mio aiuto non ti servirà. No, niente. Grazie, sei di aiuto per appoggiarmi il braccio. Nel mondo 1-2 di Super Mario World si può provare che le erbacce che sono cresciute nel mondo delle rocce formano una parola, quale? Allora, sai che non lo no, so. No, non me lo ricordo, cos'è coin? Best? No, non me lo ricordo. Chiediamo a Google, magari. Chiediamo a Google. Vabbè, senti, ragazzi, facciamo coin. Non abbiamo coin. Trovato niente. Coin, dai, coin. Non me lo non ricordo. Non abbiamo trovato niente. Che era sex. Ah, sex. Io non l'ho mai saputa sta cosa. Io ammetto di non sapere. Caspita, può essere ottima nella curiosità. Quale dei seguenti titoli della saga Metal Gear Solid viene da GameCube? Come ed viene è da vabbè, GameCube. È su GameCube, sì, Twin Snakes. Questo è facilissimo, ragazzi. Tra uno dei primi giochi che io ho prestato a lui. Esatto, questa è proprio una storia di condivisione tra innamorati. Tra innamorati. Cioè... In Giappone il Beautiful Joe per PS2 fu sottotitolato A New Hope in onore a cosa? Secondo me è l'episodio di Star Wars. Perché se non sbaglio uscì in quel periodo, sì. Sì, sì, è l'episodio di Star Wars, dai. Tu dici? Dai, dai, sì, sì, ah, sì, già. Sì. Ci sono andato, fortuna. Ci sono andato. Ah, praticamente ti è rimasto... Scusa, la fortuna è quella che quando fai le cose ti riesco. Questa ti è ricapitata prima, lo sai. Escludendo una serie di glitch in sopra... Ok, era uno. Che gioco e suo predecessore sono i più venduti Xbox con 8 milioni e 5 milioni di copie rispettivamente? Se non sbaglio, Halo 2 è Halo. Esatto. Ah, anche perché, ragazzi, su Xbox non vendi Halo, che vendi? Cioè, obiettivamente è il brand più importante di Xbox. È bellissima, a noi sì, piace tantissimo. Messa l'ho saputa io. Il regolo di chi non la parola sulla mia sì, pelle. Ma io la sapevo da prima, te l'avevo pure detta. Tra l'altro, The House of the Dead Over Kill, io ce l'ho in edizione collector. Che quando io mi compravo questa cosa mi dicevo, ma perché ti compri? E tu sapevi questa cosa della parola? Sì, la sapevo. La compagnia aerea giapponese All Nippon Airways dispone di 4 aerei colorati con personaggi in videogioco molto famoso. Quale? Polemon. Secondo me è tipo Pokémon, non penso che sia Super Mario, dai. Infatti, perché i Pokémon sono pari. Più internazionali. Vabbè, ti posso solo che superare. Sì, molto bene. Vediamo. Secondo l'Entertainment Software Association, quanti anni ha l'utente medio dei videogiochi negli Stati Uniti? Sai che è tipo 35? Mm. Quindi è qualcosa che si avvicini a 30, 33. Però 30 e 33 mi fanno un po'. Sarei propenso a rispondere a 33. Per quanto mi sembri assai. Secondo me è 30. Mi sembra assai. Ah no, ragazzi, 33. Ho detto 30. Miei super. Quindi alla tua età è il giocatore medio in America. Giocatore medio. Io sono il videogiocatore medio. In che mitico videogioco il nostro obiettivo sarà arrivare alla meta il prima possibile salvando ogni ostacolo a bordo di un motociclo? In che mitico? Mitico videogiochi. Mitico. Allora, io devo dire la verità, Final for Long non me lo ricordo, così come Super Sprint. Però io ti dico Super Sprint perché il titolo effettivamente sa di una cosa. Uniracer. Nel livello di campagna individuale di Halo 2 si può trovare a Metropolis su un tetto. Che oggetto? Mi pare che ci sia un pallone gigante da calcio, ma ragazzi, non me lo ricordo. Non me lo ricordo affatto, non mi ricordo questo easter egg, non mi ricordo. Però vediamo. Bravo! Però per dirlo a colpo sicuro, quasi, vuol dire che avevo la memoria. A quale famoso personaggio assomiglia un mobile che possiamo mettere Optimus Prime? Sì, ma è giusto perché la sapevo già da prima. È perché abbiamo fatto bim bum ballecciu e quindi tu hai visto le mie risposte. E tu perché hai voluto fare il primo? Che personaggio di Street Fighter possiamo vedere sul fondo mentre mangia in un ristorante in una delle prime lotte del gioco di Final Fight? Chun-Li. Però io me lo ricordo pure in Final Fight 2, onestamente. Sì, ma Chun-Li che mangia nello sfondo è stata ripresa più volte. Canta la canzone Chun-Li. Quale fu il primo gioco che creò Peter Molyneux nell'84? Allora, io mi ricordavo Populous come il suo primo gioco. Secondo me è D'Entrepreneur. Mi ricordavo. È molto French. Quale dei seguenti nomi non appartiene a uno dei tre popolari personaggi insieme all'elenco di Soul Calibur di Namco che non ha nulla a che vedere con la saga? Link, Spawn, Hayashi, Guile. Guile perché Hayashi è spuntato nella versione di Soul Calibur 2. Link nella versione GameCube che era bellissimo. E Spawn nella versione Xbox. Xbox, esatto. In che serie di... No, Hayashi nella versione PlayStation, ho detto la versione Xbox. In che serie di televisione appariva il cameo del videogioco Alien Omnid considerato il più strano della storia? Sai che può essere i Soprano perché giocavano con Nintendo 64 non e se non sbaglio... Che ci fosse capitato e se non sbaglio c'era su Nintendo 64? Sì! Dai ragazzi! Raiden mi sta stracciando, ma non c'erano dubbi, ragazzi. Quale di questi giochi ha più di 160 canzoni con licenza, 40 delle quali sono di musica classica? Allora, direi GTA 3, musica ma... classica?
Saints Row. Musica classica. Musica classica è da Va bene ragazzi, va bene ragazzi, 17 punti. E tra l'altro non hai usato neanche il mio aiuto validissimo. 850 punti contro 500, 17 contro 10. 17 a 10. E sentivo un diario, mi ha stracciato. Mi ha stracciato. E quindi ragazzi, complimenti Raiden. Se volete fare... L'altra volta non ve l'abbiamo messo il link al coso. Stavolta ve lo mettiamo così se lo volete perché fare voi. Perché l'abbiamo messo il link? L'abbiamo messo Zelda, va bene. Quindi anche questa volta vi ringraziamo. Lasciateci un like che vale sia per Raiden per fargli i complimenti, sì, sia per me per diciamo consolarmi di questa inferiorità. O per insultarla, però non esagerate. E quindi noi vi la mortificazione ringraziamo. Non è mai una cosa buona. Infierire sull'avversario non è bene, anche se l'avversario è veramente scade. No, scherzo, che è stata bravissima. Tra l'altro, ragazzi, io sono più bravo, però lei è più bella, ovviamente. Ovviamente. E ci vediamo alla prossima. Ciao, vedete come le donne si comprano così.